Questa copertina così scura, un po' vintage, un po' retro. Un po' retro, sì. Quando il lavoro era finito ho detto: come la facciamo questa copertina? Bianca e nera sicuramente, perché il tema dell'opposto, ecco, del contrario a volte, della testa, del cuore, è un tema ricorrente, e quindi anche del bianco e del nero, diciamo. Volevo un colore che identificasse la purezza, il miele, ok? E uno che identificasse un po' invece lo scuro, no? Chi sta guardando questo video? Sì. Prima cosa dirà: ma di cosa stanno parlando? Hai ragione. Di un libro. Hai ragione. Di un libro. Miele e petrolio è il secondo libro di questo ragazzo qua, che si chiama Andrea Pulli, che è uno scrittore che pubblica per la prima volta un romanzo, e mi ha trascinato qua perché ha pensato che questo fosse il luogo più adatto per parlarne. E siamo praticamente seduti sui gradini del Duomo, in mezzo a qualsiasi cosa, perché sta succedendo di tutto, esatto. E stiamo per parlare del tuo libro, che è un libro, secondo me, profondamente intimista. Perché siamo qua? Innanzitutto volevo una location particolare, volevo una presentazione che non fosse una presentazione. Io volevo, nella mia testa, la presentazione era una chiacchierata con un amico. Ecco, e non almeno anche per i principi un po' che ho io, e anche per certe cose che succedono in questo libro, non volevo fare una cosa con un pubblico che fosse obbligato a venire qua e battermi le mani, applaudire. Volevo una cosa un po' particolare. Sì, è un libro molto intimo, è un libro veramente che sotto certi aspetti a volte mi vergogno un po', in senso buono. No? Ok, quando qualcuno lo leggerà, nell'ammettergli che l'ho scritto io, perché vengono rivelate delle cose della mia vita molto, molto personali. Noi siamo qua a fare una conversazione tra amici, perché effettivamente ci conosciamo da un po' di anni, però la speranza è che questa conversazione poi la ascolti qualcuno, no? Quindi sarebbe carino raccontare cosa ti ha portato a sfogare quello che hai dentro attraverso le parole, attraverso la scrittura, per chi non ti conoscesse, per chi non lo sapesse, per chi si approccia per la prima volta al tuo libro. Certo, ma diciamo che la scrittura è sempre stata una cosa che mi è piaciuta, e che è una cosa innata, ecco, da quando ero un bambino. Poi c'è stato un periodo della mia vita in cui l'ho abbandonata, ecco, perché avevo altre cose per la testa, il calcio, insomma, l'adolescenza. Dopo, diciamo che magari nelle ore perse a scuola e tutto, perché non ero uno studente modello, ecco, magari mi perdevo, mi mettevo lì a scrivere tutto quello che pensavo, soprattutto poesie inizialmente, canzoni, ascoltavo un sacco Lucio Battisti e compagnia, e quindi ho scoperto il bello delle parole, ecco, nell'esprimere le parole, finché poi non mi sono messo a scrivere racconti. Allora, io l'ho letto e secondo me questo è un libro che... Prima cosa, dimmi se ti è piaciuto. Mi è piaciuto. Okay. Mi è piaciuto. No, non è vero. No, mi è piaciuto. Dico sul serio. Credo che sia un libro che fa il suo dovere, perché mi ha commosso, mi ha sorpreso, mi ha fatto riflettere. Non ci avevo capito niente, poi leggendolo capirete voi perché sto dicendo questa cosa. Vabbè, proprio niente, no? Nel senso, diciamola così, così almeno le persone andranno a leggere e proveranno a capire cosa è. Allora, cosa allora? Ah, c'è la domanda? Non la vuoi la domanda? No, la voglio, fammi la domanda. No, volevo solo dirti se ti va di partire da Nathan. Sì, sì, Nathan è il protagonista di questo libro. È un ragazzo con dei disagi, indubbiamente. Tutto quello che scrivo, tutti i personaggi principali dei miei racconti, delle mie storie, hanno un disagio, e a volte sempre lo stesso, cioè il malessere di trovarsi dentro una società in cui non si rispecchiano, in cui si sentono persi, o in cui pensano che il meglio, il bello della loro vita è già avvenuto. Quindi questo è il punto di partenza. Pur essendo giovanissimi. Giovanissimo, sì. Il meglio è già avvenuto. Sì. Esatto, quindi sono tutti personaggi molto nostalgici, no? E quindi pessimisti. Nathan è appunto a questo forte disagio e vuole scappare, no? Anzi, scappa dalla sua città natale, che è Tortona, e passa un po'. Anche la tua. Che è anche la mia. E passa un periodo della sua vita a Torino, ok? A Torino lavora in questo bar, dove c'è questa Margot.
Ok, che sarà un personaggio molto importante, ma allo stesso tempo lui ha questa passione per la scrittura e vive una vita parallela, insomma, in cui prova a diventare uno scrittore famoso con questa Olivia, che è la sua editrice della Tormenti Records. Questo è il personaggio cardine che, scoprendo la storia e tutto, vedendo tutti i dettagli, ha tanti buchi nello stomaco, relazioni finite, situazioni familiari tristi. È consapevole di essere a volte menefreghista, anche nei confronti della sua famiglia a volte, e quindi è un personaggio molto è un personaggio unico, secondo me, è un personaggio unico nel quale molti si possono ritrovare anche sotto solo alcuni aspetti. Io vorrei approfondire con te alcuni di questi aspetti, perché secondo me c'è, adesso non voglio appesantire il discorso, però c'è qualcosa, lo appesantiamo, di quello che pensi. No, va bene, anche perché con una copertina così nera e scura si possono dire parolacce? Certo. Minchia, con una copertina così. C'è secondo me una traccia che è probabilmente l'elaborazione del lutto, perché a mio parere dalla prima pagina all'ultima in realtà Nathan convive con quella cosa lì, però non è neanche consapevole. Ora non voglio andare a svelare tante troppe cose per chi ci sta ascoltando, però la traccia è quella, no? Sì, diciamo che il protagonista subisce questo lutto, no? In giovane età, e se lo porta dietro, no? Ma come hai detto tu, l'elaborazione di questo lutto, no? Ma che poi è parte di vita reale, no? Ha dei tempi. Questi tempi vengono, diciamo, sono diversi in ognuno di noi. In questo protagonista forse c'è ancora la negazione di quello che è successo, perché sai che lutti hanno le fasi: negazione, accettazione, bla bla bla, poi rinascita, ok. In lui forse c'è stata questa negazione totale, e lo ammette a se stesso solamente in un capitolo, no? Che forse è uno dei più toccanti, se non il più toccante della storia, quando tra l'altro un altro personaggio del libro sfortunatamente muore. Non c'è un tema, ok, perché parla di tante cose, parla di amore, parla di ambizione, parla di successo, parla di morte, parla di lutto, parla di doppio, parla di tantissimi argomenti. E sicuramente uno, secondo me, dei più percepibili, appunto, è il lutto sullo sfondo, ecco, come una nebbia che aleggia continuamente. La cosa che mi ha colpito di Nathan è la sua creatività nell'elaborare il lutto, perché lo capirete leggendo il libro, è una persona estremamente creativa, non soltanto perché sogna di fare lo scrittore, e ci riuscirà in qualche modo. E sicuramente lui ottiene successo, no, con questo libro, per una sfumatura, per un breve periodo, ma proprio quando ottiene successo capisce, diciamo, o forse no, che non è quello che cercava dalla sua vita, come lui pensava, perché vede il successo come un riscatto, ed è sbagliato vedere il successo come un riscatto. Lo devi prendere come viene e quando viene. Vederlo come un riscatto per lui, diciamo che fa emergere la sua parte di petrolio. Un'idea che mi sono fatto di Nathan, dimmi tu se secondo te è giusta oppure mi sono sbagliato, è che lui in qualche modo non riesca a tagliare i fili con le sue radici e il suo passato, perché, adesso senza andare di nuovo nel dettaglio, però effettivamente poi lui torna indietro, cioè fa dei passi indietro, no? E il finale lo testimonia tanto. È come se nella sua comfort zone lui stesse meglio e non riuscisse ad evolversi e a crescere in un contesto diverso da quella che è la sua zona di comfort. La verità è che nella vita, no? Ci sono delle persone che, anche quando possono essere salvate, non vogliono farsi salvare, no? Alcune per scelta, altri perché a volte hanno dentro di sé delle condizioni irreversibili, no? E, ecco, lui è invece in una comfort zone psicologica, no? Da cui comunque, anche quando torna indietro, cioè quando torna indietro e capisce di essere ancora nel dolore, più o meno, insomma, realizza e ci sta anche quasi bene, perché pensa che ormai la realtà sia quella, ok? Anche nel finale del libro,
torna indietro, non si sa che ne sarà di lui, ma torna indietro, però per un motivo più importante, ok? Forse è diventato un po' più maturo, perché ha capito, ok, che in quel momento doveva dare importanza e priorità a una cosa che aveva trascurato. Un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente è come lui vive l'alienazione che gli butta addosso la città, una città grande come Torino, perché lui va a finire a vivere a Torino. In un contesto come la città grande, per qualcuno che arriva dalla provincia, cosa se ne va e cosa rimane secondo te? Diciamo che quando vai in una grande città ti senti molto più solo. Lui si è sentito molto più solo in questa grande città. Lui in questa grande città pensa di riscoprire se stesso, comunque scoprire un nuovo sé, cosa che non accade. E diciamo che il suo animo rimane lo stesso, anzi si sente ancora più solo. Ha bisogno di appigli, no? Di questo cicerone, ok? Che lo porta... Alfred. Alfred, sì, che... Esiste davvero, non so come dire, ma esiste davvero. Hai avuto un cicerone? Sì. Dove si trova il libro cartaceo? Il libro cartaceo sarà acquistabile su Amazon in alcuni punti chiave della zona e anche nei locali con cui collaboro. Ok, è una cosa un po' nuova, forse non c'entra nulla, però. No, perché, no, diciamolo, questa è una roba interessante. Tu lavori all'interno dei locali, e per locali si intende discoteche, e tu metti questo libro là dentro. Sì. Nel senso, ci sarà la possibilità anche di ottenerlo in un locale in cui collaboro, di cui una mansione è abbastanza rilevante. Secondo te un ragazzo di 16-17 anni che legge questo libro, cosa può imparare o cosa può non apprezzare? Allora, io dico che questo è un libro che può aprire la mente, ok? Perché può calarti in una realtà, ok? Ti può dare un modo di vedere le cose che magari un ragazzo di 16-17 anni non ha ancora. Ma non perché io sono più intelligente o bravo di lui, perché magari non ha vissuto certe cose, ok? Quindi questa è l'unica cosa che può imparare, cioè non sono un guru, non insegno nulla, posso mostrare. Oggi la maggior parte dei ragazzi purtroppo è un po' superficiale, secondo me, questo libro comunque lo dice, non certo. Dei ragazzi ma anche proprio delle persone, della gente, e questo libro invita un po' a guardare oltre le cose, a guardare dietro, non a guardare solamente davanti, ok? A scavarci dentro. Qual è la cosa più sbagliata che fa secondo te Nathan? Che tu non faresti mai, a meno che tu non le abbia fatte tutte. Io le ho fatte tu. Vedi. Alcune le ho anche omesse. Allora, alcune le hai anche omesse, tu pensa. La cosa più sbagliata che fa. Allora, che hai fatto? Quello è un altro discorso. La cosa più sbagliata che fa è sicuramente montarsi la testa e abbandonarsi alla superficialità. Perché dal momento in cui lui ottiene quello che voleva, diventa come tutti gli altri. Ok, lascia che la sua parte peggiore abbia la meglio nel suo momento migliore, ok? Anche qui c'è il tema dell'opposto, ok? Non c'è, invece nel suo momento peggiore cerca di vedere la sua parte migliore, ok? Lui funziona al contrario, ok? C'è una cosa che mi ha colpito, cioè le prime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parole quando uno apre il libro. Dedicato agli occhi del bambino che avevo. Il bambino che avevi sei tu. Sì, sono io. Dedicato a... E non ce l'hai più? Non no, c'hai più il bimbo dentro? No, non ce l'ho più. Perché no? Ma è più che altro è dedicato agli occhi di quel bambino che, non sa, che tanti anni fa si chiedeva cosa avrei fatto da grande, ok? Oggi io penso che, ma lo dico proprio senza peli sulla lingua, io non ho rispettato le mie aspettative, ok? Quali erano? Le mie aspettative erano quelle di fare qualcosa di importante, pensavo un futuro più bello, no? Importante per chi? Per me. E cos'è importante per te? Posso farti esempi stupidi. Cosa volevi fare, concretamente? Ma sono anche superficiali, no? Però da bambino io mi immaginavo... L'attore? Ma non è tanto una questione di lavoro, no? Mi immaginavo la mia vita felice, ok? Da grande, ok? Cioè la felicità assoluta dovuta alla ricchezza? Assoluta, no, assolutamente. Quindi diciamo che è dedicato a quel bambino che si chiedeva cosa avrebbe fatto da grande, che si immaginava un futuro che poi non è stato quello, senza entrare
troppo nei dettagli, no? Ma anche, anche leggendo la storia comunque si percepisce che avevi delle aspettative che non sono state rispettate, ok? Ma anche dal ruolo del padre, ok? Che era sicuramente un uomo che lavorativamente aveva fatto il suo, ok? E quindi c'erano dei progetti. Padre di Nathan, eh? Sì, assolutamente. E quindi c'erano dei progetti anche per Nathan, no? Progetti che non sono stati rispettati, è stato costretto a inventarsi, no? In un momento difficile, no? Come l'adolescenza. E quindi è dedicato a quel bambino lì che forse non vedrà mai il suo futuro come lo immaginava, ma nonostante questo ha trovato il coraggio per andare avanti. È interessante questa cosa del bambino, perché lo trovo un tema importante. A te non succede mai di parlare con il Marco che aveva, non so, 11 anni? Io penso di lavorare ogni giorno per lui. Cosa gli dici? Ogni tanto di non rompermi le palle, sì. Altre volte gli dico che gli voglio bene. Io che gli voglio bene non glielo dico mai. Perché? Magari lo do per scontato, non lo so, a volte me ne dimentico. Gli parlo magari, ti ricordi quella volta che abbiamo fatto questa cosa, che abbiamo fatto questa cosa, come ci immaginavamo il futuro dopo 15 anni, ad esempio, no? E le aspettative sono diverse. Sai che non so come chiudere questa conversazione, perché di solito io e te la chiuderemmo dicendo ciao, ci vediamo, a presto, ciao. No, allora io la chiudo dicendo che da questa intervista conversazione. Ma sì, sai che ho questi difetti, io che non peso tanto le parole quando parlo. Però quando scrivi? Se scrivevo sicuramente lo correggevo. No, da questa conversazione sicuramente si possono capire i temi. Il libro vero e proprio parla di più, dice di più. Quindi l'unico invito che posso fare è quello di leggerlo veramente, perché vabbè, ovviamente ci tengo, ok? Ma perché penso che davvero possa aprire la mente, e non nego che essere letto da qualcuno è una cosa di cui io ho bisogno. È stato un piacere? È stato bello comunque. C'è qualcosa che non abbiamo detto che avresti piacere venisse raccontato, che magari io non ho percepito? Io sono un lettore. Guarda, posso dire che c'è qualche particolare del libro, qualche cosa che fa abbastanza sorridere, cioè, ovvero alla fine dice, come sempre, no? Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale, è frutto della mia fantasia. Nulla di ciò che avete letto è attinente alla realtà. Ma nella pagina dopo dice: ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti non è puramente casuale o frutto della mia fantasia. Ciò che avete letto è attinente alla realtà. Quindi anche in questo c'è il tema del doppio, no? Che quindi ti lascia col dubbio. Io non me ne ero neanche accorto. Non te ne hai accorto? No, perché ho letto la prima frase e ho detto: il libro è finito. Quindi basta. E poi alla fine c'è l'analisi dell'autore. Non l'ho letta perché ho detto: ma si è fatto l'analisi da solo. Sì, perché invece ti devo ammonire. Ammoniscimi. Ti ammonisco, perché in questa analisi sono svelati dei punti, ok? Che se tu vai a vedere dentro la storia dici: minchia, sono un coglione, mi è proprio sfuggita questa cosa. E poi finisce con un bel so che sicuramente scriverete recensioni più fighe di tutte le cazzate che vi potrei dire in merito, e quindi buonanotte, ci si vede, stronzi. Quindi è il saluto che fai anche a chi ci sta guardando. Ciao, stronzi.